Ciao ragazzi e ciao ragazze! Oggi vi propongo un nuovo video unboxing, visto che quello della scorsa volta dei miei regali di Natale vi è piaciuto un sacco e mi avete fatto tantissime domande. E vi presento anche una nuova ospite che vedrete molto spesso. Subito dopo Natale ho ricevuto tantissimi nuovi pacchetti, che si parli di prodotti beauty, che si parli di vestiti, prodotti per dimagrire e chi più ne ha più ne metta. Iniziamo oggi con un unboxing degli ultimi prodotti beauty, ultimi usciti a gennaio, che non vedo l'ora di mostrarvi. Questi sono gli ultimi arrivati da Douglas, li trovate in tutti i centri Douglas, nei migliori centri commerciali o nelle città. Si tratta di una serie di prodotti per un selfie perfetto. Questa è una maschera per labbra Starskin. La proverò prestissimo, mi piacerebbe fare un tutorial sulle maschere. Quindi se avete delle domande o delle maschere da consigliarmi, scrivetemi un commento qui sotto. Qui invece abbiamo una serie di prodotti, di cui due per labbra, per sopracciglia e per occhi. Sicuramente prestissimo vi farò vedere come utilizzarli. Sono del brand nocosmetics.com. Questa invece è l'ultima beauty box del mese di dicembre, che ho ricevuto a gennaio perché sono stata in viaggio davvero tantissimo. All'interno la sto aprendo al momento, quindi la faccio vedere prima a voi. È ancora sigillata. E abbiamo... Il nome è Shine Beautiful Like a Diamond. MyBeautyBox.it è un servizio davvero comodissimo, il prezzo da pagare mensilmente è davvero basso, anzi annuale, e ogni mese riceverete queste fantastiche box con dentro tantissimi prodotti beauty che non potete fare a meno di provare. Per questo mese abbiamo una crema viso per pelli arrossate, che è fantastica perché io in inverno ho sempre la pelle arrossata, di Natures. Poi abbiamo un profumo aromatico Tesori d'Oriente. Lo sentirò in diretta. Buonissimo. Approvato. Japanese Rituals. Poi abbiamo una bustina di Favier, che contiene un fantastico bracciale blu con una stella. Qui abbiamo crema mani nutriente di Nivea, la conosco già perché la utilizzo praticamente tutti i giorni, quindi un ottimo affare. Qui abbiamo Defense Color di Bionike, un rossetto rosso fucsia, non so se vedete. Una matita per sopracciglia che stavo cercando e è anche del colore perfetto per me, quindi è andata benissimo. E ultimo ma non per importanza, un altro Defense Color sempre di Bionike. E questo dovrebbe essere il lip gloss da applicare sopra il rossetto di prima. Questo è in assoluto il mio preferito, l'ho già sbirciato perché la confezione era davvero carinissima e super estiva, rosa, infatti con il vestito si intona. E niente, è un beauty box, è una box di Benefit con l'ultima novità all'interno, oltre a questo fantastico specchietto. Ci sono delle infradito che saranno perfette per il mio prossimo viaggio, non vedo l'ora di dirvi dove sono diretta. Una cover per occhiali che conteneva degli occhiali che ho qui dentro perché ho già messo tutto. Sure, my life isn't perfect, but my makeup is perfetto, il mio makeup è perfetto, ma la mia vita no, ben detto. I tattoo gold che in estate uso tantissimo. Una coroncina che vedrete prossimamente o sul cagnolino di prima o su di me, sono ancora indecisa. Gli occhiali con scritto California, perché California Girls. E
la stella di questa box, che è il nuovo blush di Benefit. È davvero carinissimo, il packaging mi ha emozionato un sacco. E all'interno c'è questo fantastico pennellino, se riuscite a vedere, ed è dorato con riflessi, comunque è un blush perfetto per l'estate o comunque per il caldo, per la stagione soleggiata e non per l'inverno, direi. O per portare un po' d'inverno, un po' di estate anche in inverno. Ultimo ma non per importanza, Kiko! Penso di avere 10 armadi pieni di trucchi di Kiko perché sono in assoluto i miei preferiti, i prezzi sono bassissimi e mi trovo benissimo, ho iniziato a truccarmi con Kiko e penso che continuerò per sempre. E per questo mese abbiamo una scatoletta piena di cose. Questo ho già iniziato ad usarlo, quindi ve lo consiglio tantissimo, è il nuovo fondotinta Skin Tone di Kiko. Ci sono tantissime colorazioni, è copre benissimo le imperfezioni, però non si sente, non si vede, quindi stra approvato. Altro fondotinta che sto utilizzando in questo momento, sempre di Kiko. È compatto e in polvere. Io lo abbino a quello di prima, quindi questo lo applico sulle zone dove ho meno problemi, mentre quello lo utilizzo nella zona medio e nella zona T. Quindi il risultato con questi due prodotti abbinati è davvero perfetto. Qui abbiamo la nuova collezione di pennelli di Kiko. Sono davvero carinissimi e durano tantissimissimo. Li ho comprati di una collezione diversa qualche anno fa e li sto usando tuttora, quindi penso che li sostituirò con quelli, ma non hanno assolutamente bisogno di essere sostituiti e quindi sono davvero perfetti. Sono va bene per le labbra, per il contouring, per la cipria, per tutto praticamente. E abbiamo anche due ombretti bicolore che per lo smoky sono davvero fantastici. Con quei pennelli ne realizzerò tantissimi diversi e vi farò vedere tanti tutorial sperando di riuscire. Per il momento è tutto, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Alla prossima!